adesso chiamo Massimo Pezzetti sul palco per premiare il premio principale di questa serata. Allora, Massimo, tu commenti sulla serata, anche su questo concorso. Mi sa che siamo noiosi. Allora, chiamo anche Roberta Barberini, che per il meeting degli indipendenti per consegnare il premio May, e chiamiamo subito adesso, allora, il premio, poi lasceremo a Roberta due parole prima di parlare appunto con il premiato. Quindi il primo premio per la sezione Musica Libera della terza edizione del concorso regionale della Musica Libera, Libera la Musica, non devo leggere, va a Max Arduini per la canzone La Settima Casa. Chiamiamo anche Max. E tra l'altro Max verrà quindi a suonare all'edizione May quest'anno, che sarà a fine novembre, e poi verrà anche all'interno del Salone del Libro di Torino, dove faremo un'area dedicata alla musica, quindi saremo molto lieti di invitarlo anche lì all'interno. Grazie, premio, prego. Ci sono anche le foto da fare. Premio. Premiamo Max Arduini, foto di rito. Non so se c'è un segno dentro, se ci sono altre cose. Foto. Bene. Benissimo. Max, vieni qua. Allora, parli, non so, prova, se va, puoi parlare con persone, non so io, ma allora. Quindi, Max Arduini, se leggo nella tua biografia, no, che tu mi nasci in Aravenna, hai detto che ci tieni, ci tengo, e poi mi finisci a Cattolica e dici che suoni nei locali più in della riviera, nei locali culto, scusate, della riviera romagnola. Vabbè, negli anni 80 non è in bar di Cattolica o Rosa in Crano di Rimini oppure il vecchio smile di Regione, non di culto, poi sono spariti sono Rosa in Crano, sì, ho cominciato nei locali dove suonavamo un tempo dai personaggi che io ho forse abitato. Allora, questo brano è presente nel tuo CD del 2009 dal titolo Nel cuore ben volgare, e poi c'è un'altra cosa nella tua biografia, che tu sei un appassionato del passatore, no? Che poi sei stato un cellino di Bagnacavallo, cioè con due passi. Tu hai realizzato uno speciale per San Marino Mare TV, stai scrivendo un fumetto, la sceneggiatura del film. Sì, no, 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 il fumetto è una cosa che da bambino avevo questa notte, mi parla un pittore, da qualcuno l'ho preso. E non sapevo di essere bravino a fare i fumetti. Vabbè, che disegni tu? Sì, disegno questi fumetti del passatore, immaginandomi come poteva essere una persona un po' comica. Niente, dice, ultimamente la news più bella è che il passatore sta per essere riscritto in teatro, e ho dato ufficialmente in mano una settimana fa a un regista la riscrittura di quello che io ho immaginato. Ovviamente io non faccio il regista, quindi lasciamo fare il lavoro delle altre cose. E poi c'è una sceneggiatura per un film pronta, scritta tu, la
ed abile in tutto quello che fa, poi comunque faceva il brigante, questo è vero, però ha fatto anche il bene. Bene. Se siete pronti, ti faccio presentare innanzitutto i tuoi due ragazzi. Sì, sono la chitarra. Sì, aspetta che sei formalità, un attimo. Thank you.
Thank you.